Hello guys, welcome back to my channel. Bentornati a tutti su Clarissa Beauty Care e oggi siamo qui perché voglio risentirvi un attrezzo, diciamo, acquistato da Lidl un po' di tempo fa. E non mi era mai venuto in mente recensirlo perché avevo già fatto un video a seguito che vi linko in info box, che è il video, uno dei primissimi video, tra l'altro, che ho fatto della pulizia facciale, in cui praticamente faccio la pulizia del viso fai da te a casa e utilizzo questo strumento che è la sauna facciale di Silvercrest. È uno strumento che ho comprato, se non erro, nel 2018 e l'ho sempre utilizzato, va benissimo e ve lo straconsiglio. Quindi oggi sono qui per recensirvelo. Innanzitutto vi dico che è del brand Silvercrest, come vi ho già preannunciato, l'ho acquistato da Lidl per un prezzo di 15 euro nel 2018. Adesso non so se è aumentato di prezzo, ma comunque lo ripropongono magari in svariate colorazioni, però l'attrezzo è questo. Preannuncio che è una recensione super positiva perché è appunto un attrezzo che utilizzo già dal 2018 fino adesso, l'ho sempre utilizzato e continuo ad utilizzarlo, mi sono trovata benissimo. Ha un prezzo piccolo piccolo e la sua funzione basilare di fare la sauna al viso la fa benissimo. Ve lo mostro, ve lo spiego e niente, praticamente molto basic come recensione in realtà. Se volete vederlo in atto nel suo funzionamento, vi ripeto, in info box trovate il link diretto al video in cui faccio la pulizia del viso a casa, quindi lo utilizzavo allora e continuo ad utilizzarlo. Allora, innanzitutto troviamo due versucci diversi da mettere sull'attrezzo vero e proprio. Questo è, diciamo, da utilizzare se vogliamo tipo inalare, fare una specie di aerosol per il naso, quindi ci utilizziamo magari l'acqua, ci mettiamo qualche aroma comprato in erboristeria, quindi profumiamo l'ambiente, oppure ci facciamo, diciamo, questi specie di sfumenti con il naso, quindi utilizziamo questo solo, diciamo, per questa zona. Io personalmente non l'ho utilizzato perché non mi ispira fare questa cosa. Io ho sempre utilizzato questo qui, che è l'attrezzo con cui ci vado a mettere il viso e mi prendo tutto il vapore che viene dalla base che sta sotto. Questa è la base che sta sotto, molto molto semplice. All'interno abbiamo questo piccolo serbatoio che va riempito d'acqua. Abbiamo il dosatore per riempirlo. Meglio utilizzare l'acqua distillata, altrimenti anche l'acqua di casa comunque va benissimo. Mettiamo, diciamo, questa specie di filtro e appoggiamo semplicemente, appunto, il pezzo sopra. Poi accendiamo, mettiamo a potenza 1 o potenza 2, si accende la spia e va in funzione, quindi porta ad ebollizione il liquido che sta all'interno, dopodiché evapora. Noi mettiamo la faccia qui, la teniamo per circa 10 minuti, un quarto d'ora e fa sì, io perlomeno lo utilizzo per questo utilizzo, fa sì che va ad aprire tutti i pori, quindi i pori si aprono e noi possiamo poi procedere con l'abituale pulizia del viso in casa. Quindi lo utilizzo da 4 anni a questa parte e funziona benissimo perché appunto ha un funzionamento molto basilare e ve lo consiglio perché appunto lo trovate a 15 euro a Lidl e spesso nei volantini viene riproposto. E nient'altro, molto semplice da utilizzare, semplice da spiegare. Spero che se siete indecisi andate ad acquistarlo perché non me ne pentirete, vi dico 4 anni che lo utilizzo. Quindi per me è tutto, vi ho appunto illustrato bene questo attrezzo, più di questo non c'è da dire, io vi saluto e vi ringrazio come sempre tutti gli iscritti e i nuovi iscritti e chi voglia ancora iscriversi cliccate qui sotto e noi ci vediamo prossimamente sempre sul mio canale con nuovissimi, nuovissimi video.